Allora, terza parte di Toro Amore Mio, abbiamo, stravolgiamo tutto ovviamente, abbiamo al telefono un grande amico, Leo? Ciao. Ciao Leo, allora abbiamo Leo Junior al telefono, ti presento i nostri ospiti, abbiamo Fabrizio Bellone, Silvia Vada, il mago Alexander e l'avvocato Savasta, e i nostri ospiti quando ho detto c'è Leo al telefono e tu hai detto una parola, non pensavano che fossi tu. No, è un'emozione talmente grande, cioè, che a me ho detto una presa in giro, cioè no. è uno scherzo del mago Alexander. No, non gli svegliare la concorrenza. Non è possibile. Allora, noi abbiamo chiamato Junior perché sentire Leo è sempre un piacere, una persona straordinaria e tutto quanto, ma non solo, perché l'altro ieri ha fatto gli anni. E quindi tanti auguri, parabéns, Leo. Parabéns, si dice. Grazie, parabéns. Grazie, molto obrigado. Allora, Leo, tanti auguri ovviamente da tutti i tifosi che stanno già iniziando a scriverci proprio per farti gli auguri. Come stai? Tutto bene. Io anche ieri ho ricevuto un sacco di email da tutti quelli, non soltanto da Torino, ma anche da Pescara, un sacco di gente per gli auguri di... Sono 56 anni ormai, sono vecchietto. No, anche perché noi stiamo vedendoti con la maglia granata ed è sempre, devo dire, un'emozione incredibile vederti con quella maglia numero 5. E tu adesso stai battendo in questo momento un calcio d'angolo che poi c'è un colpo di testa di Serena, ti viene in mente qualcosa? Ah, certo, quei derby, quei derby che abbiamo vinto al 90° lì, che il nostro grande presidente Sergio Rosi per un pelo non ha dei problemi quei giorni. Senti, adesso tu fai il telecronista per Rede Globo, vero? Sì, ormai sono quasi 10 anni che lavoro con la TV Globo, cioè, prima lavoravo con la televisione a cavo, da 2 anni che lavoro con diciamo, la televisione aperta, come diciamo noi in Brasile, che sarebbe per esempio la RAI, che non ha bisogno di avere il canone per vedere e per sentire anche. Certo. Senti Leo, noi abbiamo anche una foto che fra l'altro mi hai mandato tu nei giorni scorsi, che in cui ci sei tu, c'è Casagrande e c'è Francescoli, che sono in pratica tre grandi del Toro, che insomma davvero avete fatto grande questa squadra. La possiamo anche vedere, che avete una foto che avete scattato la scorsa settimana in Sudafrica. Innanzitutto, come sta Casagrande? Sta benissimo, eravamo qui, abbiamo finito di mangiare appena, stiamo preparando già per domani, perché facciamo la cronica della partita, noi due assieme, anche con Falcão, che è in Brasile, e facciamo tutti assieme, stavamo parlando esattamente anche di un po' di tutta questa gente che in questi giorni mi hanno mandato dei messaggi, delle email, parlando un po' del Torino, e quel giorno lì è stata una coincidenza, perché c'era Enzo che faceva anche lui la trasmissione di vicino, detto, no, non possiamo perdere questa opportunità, perché noi tre abbiamo passato, abbiamo un po' di avventure lì a Torino, e allora abbiamo fatto questa fotografia e abbiamo mandato per gli amici. Leo, ti diverte sempre il calcio? Per dire la verità, la diversione maggiore è quando giochi. Quella è la verità. Io ho già provato un po' di tutto. Cioè, mi sono seduto in panchina, ho fatto il direttore sportivo. Però, sai, il piacere di giocare, anche perché dipende soltanto da te. Sai, quando fai l'allenatore dipende anche del lavoro che fai tutta la settimana e dipende sempre degli altri quando sono in campo. Però adesso io dico sempre che io non perdo mai, perché sono sempre lì in cabina per fare la cronaca della partita, parlare un po' di tutto che abbiamo vissuto, abbiamo visto nella nostra vita dentro il campo. Sicuramente è molto più facile, però il piacere maggiore è quello quando si sta in campo. Che effetto ti fanno tutti questi giocatori brasiliani anche in porta, in difesa, oggi qui in Italia, farla da padrone? Ma un cambiamento abbastanza grande, perché prima, cioè, i portieri brasiliani non è che erano un granché. Sai, dopo Taffarel, questi portieri sono diventati anche grandi perché hanno avuto dei professori, hanno avuto
della gente che una volta è stato in porta e adesso insegnano a quello che sono lì. E allora, sai, abbiamo portieri brasiliani dappertutto. E poi abbiamo sicuramente, assieme a Buffon, i due più grandi portieri del mondo. E la tua seconda grande passione, la musica? Rimane sempre. Adesso no, ormai sono 3 anni che faccio un progetto sociale a Rio, esattamente a Barra da Tijuca, nei quartieri dove abito, che facciamo ogni 15 giorni una serata di musica brasiliana, nella quale, diciamo, tutto quello che incassiamo mandiamo per... Ma qual era la tua canzone che cantavi, che diceva Rapaziada, e poi? No, Rapaziada, già guardei le mie strade, sto voltando da Italia, né? Tô indo para Italia. Che sarebbe una musica che abbiamo fatto io e Alceu Maia, che mio compare, che sarebbe esattamente prima dell'avventura italiana. Che fa una mescola alla fagiolata con la fagiolata. Sì, me la ricordo che la cantavi qui. Sì, sì. Senti, sì, Leo, chi vince il mondiale? Chi vince il mondiale? Il mondiale per me sta tra Brasile, Germania e gli altri non lo so. L'Argentina no? Per me l'Argentina si ferma con la Germania. La Germania è una squadra abbastanza quadrata. E la Spagna? Cioè, questo diciamo, la Spagna mi piace da morire. La Spagna ha fatto una grossissima partita contro il Portogallo. Ha giocato come ha giocato nell'Eurocopa. Questa è una squadra che sicuramente farà strada. Sai, però in questa fase qua, questa fase di che non puoi sbagliare niente, tutto può capitare. Certo, certo. Senti, Leo, ma in Brasile si parla di Torino, se ne parla ancora? Del Toro, si io parla? Io sempre. Il Toro un po' meno, perché in Serie B non si vedono le partite. Neanche in Italia, è il nostro problema. Senti, ma che messaggio mandi ai tifosi del Toro? Il messaggio è quello di sempre, Il Toro rimarrà per sempre nella mia vita. Poi ce l'ho una figlia nata a Torino, non posso dimenticare mai. Poi i 3 anni che ho vissuto lì mi sembra un'eternità, anche per tutto quello che mi hanno dato, tutto quello che abbiamo vissuto assieme. Questa settimana ho avuto un email di una signora che mi diceva: quando mai avremo una una squadra come quella dell'84-85. Io l'ho scritto che non so se avremo di nuovo una squadra come quella lì. Però l'amore, la soddisfazione, il piacere di aver vissuto e aver messo addosso la maglia rimarrà per sempre. Quello lì è un discorso che non cambierà mai. Leo, noi ti ringraziamo per... Posso dedicare una canzoncina? Sì. Cosa fai? Grazie. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Com o maldito do samba, nunca me separei. Allora, noi a Leo diamo 10 come voto, ma Leo che voto dà a Silvia che canta? Sono stata coraggiosa. La invito dal vivo, che venga un giorno lì in Brasile, a Rio soprattutto. Certo. Venire a cantare qualche canzone lì dove faccio questo concerto ogni 15 giorni. Ah, benissimo, vengo di sicuro. Vieni grazie. Pure, ti aspetto. Grazie Leo, grazie. Grazie Leo, grazie, sei sempre unico, assolutamente unico. Buona serata, grazie ancora. Sì, comunque non se la cava solo a cantare, deve salire sul carro, fare naturalmente. Samba. Guarda che lei lo fa, Lei lo fa. 15 giorni adesso. No, no, è una faccia... Ma lei è brasiliana, ma sicuro, quindi il suo sangue. Abbiamo avuto questa, era un po' genovese, c'era un pezzo di allora, genovese. Prima che tu ne canti un'altra però, fammi ringraziare Fabio Milano che ha fatto questo montaggio di immagini che ci ha messo la pelle d'oca, l'ha fatta venire a me sicuramente, non soltanto a me, bravissimo questa volta più che mai, perché davvero, mai come per Leo, ci ha messo davvero il cuore.